Cari amiche e cari amici, buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, il programma che ogni settimana racconta il cinema di ieri e di oggi. Buon Natale, buone feste davvero a tutti. Allora, le vogliamo festeggiare con voi con una serata davvero a tutto cinema, dedicata ai grandi classici del cinema e con un ospite a Effetto Notte davvero speciale. Un'amica di TV 2000, una grande attrice di teatro e di cinema, perché torna al Grazie. cinema. Benvenuta Lina Sastri. Grazie A voi di avermi invitato. di aver accettato il nostro invito. Allora, io comincerei da questo. Come ti stai preparando a Natale? Diciamo così, in viaggio? Dico una cosa Sono giusta? in viaggio, sì, sono in viaggio sempre. Noi artisti di teatro, soprattutto di teatro, oltre che di cinema, insomma, siamo come un pacco postale, siamo sempre in treno, in macchina, passiamo da un teatro all'altro. Io sto facendo questo con questo mio spettacolo che appunto si chiama Appunti di viaggio, con i miei musicisti, compagni di viaggio, passiamo da un teatro all'altro, così sto andando per i teatri italiani, però il giorno di Natale, spero, insomma, di essere a casa in famiglia, Perché perché lo ci vuole, preferisco, no? ci È vuole, il sì. momento. Allora, oggi dicevamo appunto Lina Sastri è un'amica di TV 2000, noi la vogliamo raccontare in una maniera un po' diversa, pensando soprattutto al suo lavoro al cinema e in televisione. E insomma, perché Lina Sastri torna al cinema, come si dice quando si dice a una donna, no? Una signora, ti sei fatta bionda? Noi qui ci abbiamo, non è la prima volta in realtà, perché No. torni con il nuovo film di Ferzan Özpetek, Napoli Velata, ecco ti vediamo con questo caschetto biondo, ma chi l'avrebbe No, detto? ma adesso scusa, mi sto perché io in effetti il film ancora non l'ho visto, l'ho fatto, ma non l'ho visto. Allora, ogni volta che mi vedo mi spavento perché non sono io, non sono io. Beh, ma questo è il bello del cinema, no? Che si Sì, cambia. beh, è riuscito Ferzan a, come dire, a stravolgere un'identità che mi sono faticosamente costruita in tanti anni e quindi mi ha messo in un piccolo disagio che secondo me è una cosa molto bella per un Allora, perché attore, è questo è un bello. film molto misterioso, perché chiaramente c'è il noir, c'è il giallo, c'è il mistero, soprattutto c'è Napoli, c'è un grande cast napoletano di cui fa Sì. parte Lina Sastri. E allora scopriamolo questo nuovo volto di Lina Sastri al cinema insieme a questa carriera, una carriera che dura da tempo e con successo al cinema e in televisione. Te lo dedichiamo questo servizio, ecco alla Grazie. Lina Sastri. Attrice di carattere, di razza, protagonista indiscussa del teatro e della canzone, Lina Sastri torna al cinema con Napoli Velata nel ruolo ambiguo e non convenzionale di un'antiquaria che ha un peso non piccolo nello scioglimento della misteriosa vicenda che ha per protagonisti Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borghi. Venga a trovarci in studio uno di questi giorni. Mi metterò d'accordo con Adele. Aspettiamo. Un mistero, una storia d'amore animata da un cast tutto partenopeo di cui fanno parte anche Anna Bonaiuto e Beppe Barra. Lina Sastri al cinema ha lavorato praticamente con tutti, con Nanni Moretti in Eccebombo, con Nanni Loi in Caffè Express, che l'ha diretta anche in Mi manda Picone, film per il quale la Sastri vince un David di Donatello come miglior attrice protagonista. È Lucella, la moglie di un operaio che si dà fuoco per protestare contro il licenziamento dall'Italsider. Accanto a lei Giancarlo Giannini, un salvatore cannavacciuolo d'antologia, un disoccupato che vive d'espedienti. Insieme a lui, tra camorristi, protettori, spacciatori e falsari, la donna scopre che suo marito è molto diverso da quello che appare. Premi anche per altri ruoli tostissimi e non convenzionali, in Segreti Segreti e Laura, terrorista che uccide un magistrato, mentre vince il David come non protagonista per l'inchiesta di Damiano Damiani, in cui è un'intensa Maria Maddalena. Forse lui ci ha voluto dire che anche se è sempre vicino a noi non lo riconosciamo. Un tema, quello della religione, che la vede in scena anche in tanti film per la televisione di successo, dalla Bibbia a Don Bosco, da Rita Racascia a San Pietro. Ma Lina Sastri è davvero un'attrice a 360 gradi, fa il pieno di ascolti in TV con l'onore e il rispetto, il bello delle donne, i ruoli decisamente pop. Tu cornuta, non ti azzardare a parlare con qualcuno di questa storia. Al cinema si confronta con le nevrosi dei giovani attori, in Piccoli equivoci per la regia di Ricky Tognazzi, ma è anche la Magnani in Celluloide di Lizzani. Un cammino che la porta dritta dritta a ruoli iconici e di carattere come Baria, Ritornatore e Passione di John Turturro. Che l'unico amore si sta con me. Eppure,
Io non ho mai potuto trovare filosofo scienziata come sapesse svelare questo mistero. E ora è la volta di questo Napoli velata, caschetto biondo, fascino intatto, anima e cuore di Napoli come solo una grande attrice sa portare in scena. Allora, un ruolo misterioso, non possiamo svelare troppo, abbiamo visto degli elementi del look, insomma si scopre tutto al cinema, però ti chiedo questo, allora ti mancava il cinema, perché era un po' che non ti vedevamo al cinema. Sì, 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 è vero, non lo facevo da un po', un po' di televisione, un po' di teatro, e sono contenta di essere in questo film di Ferzan, che è un regista di grandissima qualità, che credo ami moltissimo la mia città. Ne è affascinato, ne è turbato, si vede da come la guarda con l'occhio ammaliato e ammaliatore con cui la guarda e con cui la racconta in questo film. Quindi ho accettato di fare, anche se faccio un personaggio, ripeto, lui mi ha tolto da tutte le mie certezze, lontanissimo da me, l'alto borghese, bionda, una donna veramente che non so se vorrei conoscere. Insomma, sì, non ho idea. Non possiamo dire troppo, ma mi sa che non la vorremmo conoscere nemmeno noi, perché è un po' una streghetta. Va bene, senti, il cinema l'hai frequentato molto, abbiamo sentito anche nella scheda tanti film veramente che restano nel cuore, sono sicuro anche di chi ci sta seguendo in questo momento. Poi che cosa è successo? Perché magari l'hai frequentato un pochino meno, continuando tanto con la televisione, grande certo. popolarità. No, soprattutto col teatro e con la musica. Che cosa è successo? Intanto vi ringrazio di questo omaggio, perché è un regalo di Natale per me, vi ringrazio moltissimo, grazie. No, che cosa è successo? È la vita. Capitò che io mi vidi improvvisamente, io che non pensavo di essere adatta al cinema, un po' come Cenerentola nella favola, ecco, siamo in tema di favola, di Natale, mi trovai improvvisamente su un tappeto rosso con i paparazzi a fare il cinema, io che non pensavo, venivo dal teatro, un po' schiva, un po' inquieta, un po' turbata, di farne parte. E poi questo cinema arrivò con tutto, con i David Donatello, i premi, mi offrivano di tutto in quel momento. C'era l'amore anche in quel momento, come sempre nella vita, mi auguro che ci sia per tutti. Anche tradizionale o all'antica, in qualche modo ho seguito forse più il cuore in certe scelte. E poi niente, poi è passato il tempo e possiamo dirlo, insomma, non mi pare che il cinema in Italia abbia voglia di raccontare anche, secondo me, le fasi importanti della vita di un essere umano, che cambia, donna evolve. O uomo. Nell'uomo succede, ma nella donna. Le fasi importanti che sono quelle di mezzo, quello quando non sei più giovane e non sei ancora vecchio, quando stai per lasciare una fase della vita e incontrarne un'altra e hai tante certezze in meno e tante speranze in più e tante paure in più. Io credo che questo sia da raccontare, ma il nostro cinema non lo fa tanto. Allora, hai lavorato praticamente con tutti, noi abbiamo preparato pure qualche foto, come facciamo a ripercorrerli tutti? Ma insomma, Giancarlo Giannini, sì, un cavaliere, un signore, un nobiluomo, un gentiluomo, un attore che io non ero nessuno e lui era Giancarlo Giannini, mi manda Picone, che mi battezzò come cinema, no? Per il mondo e mi cambiò la vita. Io arrivai in punta di piedi veramente come nessuno in questo film e lui mi ha dato una parità, una lealtà di compagno di scena straordinaria. Poi Massimo Ranieri, prima, quando è andato in onda il servizio, lo voglio svelare a chi ci segue in questo momento, proprio ti sei illuminata. Sì, quando hai visto. Massimo è un fratello, è un compagno d'arte, lo stimo e gli voglio molto bene. In Passione, film di Turturro che abbiamo visto prima, mi si chiese di partecipare così, facendo un cameo dentro la storia di Malafemmina che raccontava Massimo. E Turturro, persona molto simpatica, spiritosa e intelligente, era fuori dalla stanza che loro ricostruirono, con questo letto nel quale c'era Ranieri, personaggio, con una ragazza giovanissima a letto. E io dovevo entrare e Turturro mi disse, fai quello che ti viene. Per cui io sono entrata e ho trovato il mio uomo a letto con una ragazza e l'ho schiaffeggiato. Gli hai dato proprio... Ma lui non lo sapeva. e quindi è stata una cosa che quando sono uscita dalla stanza ho trovato Turturro così che... Bene, grazie, questo ci hai svelato proprio, come si dice, un piccolo segreto, un retroscena. E poi insomma tante attrici, ora non abbiamo il tempo di raccontarle tutte, però hai lavorato con la Sandrelli, con la Melato. Con le donne come ci si trova? Ma dipende dalle donne come dagli uomini. Siamo risposta, esseri umani anche noi è donne. È una risposta diplomatica. No, insomma. È evidente che noi donne siamo più competitive forse, o comunque perché conosciamo bene l'animo umano. Però voglio dire, per esempio Sandrelli, io l'adoro Sandrelli, Stefania la trovo un'attrice straordinaria, con una intelligenza
enorme, che è un'intelligenza fisica e quindi un'intelligenza vera. Mariangela mi manca moltissimo, era una donna, è un'attrice di, anche lei, di grandissima lealtà. Poi tante volte non succede di incontrare tutto questo, è evidente. La vanità e la competizione fanno parte del nostro lavoro, se no non saremmo attrici. Assolutamente, poi hai lavorato molto anche in televisione, ma ne parleremo nel corso di questa puntata. Allora, questa sera io voglio approfittare del fatto che c'è Lina Sastri qui in studio con noi, vogliamo fare insieme a voi un viaggio un po' anche tra i grandi classici del Natale, tra poco ne scopriremo alcuni di quelli indimenticabili, diciamo una serata così di cinema in famiglia, però intanto andiamo in una galassia lontana lontana, perché parliamo di Guerre Stellari, che a suo modo è un classico pure questo, perché oramai ci vanno proprio i genitori con i nipoti, perché abbraccia 40 anni e... Però, come scopriremo tra poco in questo servizio, insomma, Guerre Stellari c'entra un po' anche con Napoli. Guardate. Qualcosa dentro di me è sempre stato lì. E si è risvegliato. Al centro di questo nuovo capitolo c'è l'eterna lotta tra il bene e il male, tra il lato scuro della forza incarnato dall'impero e invece la speranza rappresentata dai ribelli. Rey, Daisy Ridley, se la deve vedere con il cattivo Kylo, Adam Driver. Ma a dire il vero, la parte del leone anche in questo nuovo capitolo la svolgono gli attori sempreverdi Luke Skywalker, che si rivela una vera e propria guida per la giovane Daisy, e soprattutto la scomparsa Carrie Fisher nel ruolo intrigante e suggestivo della principessa Leila. Ho visto questa forza bruta solo una volta. Allora non ebbi paura. Ne ho adesso. Che dire, dopo che Lucas ha ceduto i diritti della saga alla Disney, la serie un po' di smalto l'ha perso. E anche in questo caso la prima parte del film manca di incisività. La pellicola diventa davvero entusiasmante solo nell'ultima parte, nel lungo scontro finale che dura oltre un'ora. Quello che resta dunque di questo nuovo capitolo sono soprattutto i protagonisti, quelli più vintage, e il dilemma tra il bene e il male, il concetto di conversione più volte sviluppato nel film, la lotta tra Daisy e Adam Driver, su che cosa scegliere, su chi passa dalla parte di chi. Insomma, il confronto scontro tra luce e oscurità, tra speranza e disperazione. Questa storia non andrà. Ma quello che resta è anche e soprattutto il fenomeno, anteprima la presenza dei reali d'Inghilterra, fans in delirio in tutto il mondo con tanto di travestimenti e serate a tema. E persino a Napoli, nel tradizionale presepe di San Gregorio Armeno, ci sono le statuette dedicate alla saga. Sto ultimando il mio personaggio preferito, che è Luke Skywalker. Quest'anno abbiamo deciso di fare un omaggio alla saga Star Wars. In collaborazione con altre famiglie storiche di San Gregorio Armeno, abbiamo realizzato un presepe stellare con 20-22 statuette, tutte lavorate a mano in terracotta, che rappresentano i personaggi del film. Allora, insomma, ma possibile? Guerre Stellari è finito pure nel presepe di San Gregorio. Tu mi devi scusare, Lina, ma io, fermo restando che sono tutti amici quelli di San Gregorio, io sono amante del presepe tradizionale. Quindi tu dici... Quello che parla dei mestieri, quello che ti rappresenta i mestieri di una Napoli di un tempo. Certo, dice di... Insomma, siamo per le, appunto per le statuine, quelle tradizionali. Napoli però un po' è il Natale, no? Dico una cosa troppo ovvia... Ma no, Lina, non è ovvia per niente, voglio dire che... Per esempio Natale, se tu lo vivi a Napoli, te ne accorgi proprio nei vicoli, per esempio ai quartieri spagnoli, dove io a Napoli ho casa, che sembra veramente un presepe perché vedi l'offerta di frutta, di colori, di odori, di sapori che sta nell'aria. Cioè Napoli oggi vive un rinascimento straordinario ed è, credo, fra le poche città al mondo che unisce in questa sua energia straordinaria, in questa sua bellezza, passato, presente e futuro. E tutti e tre convivono nelle sue antiche chiese, nelle sue vecchie case dei vicoli, come in quelle bellissime case, fra quelle ce ne sono alcune nel film di Ferzan Özpetek, che fanno parte di una città che giri l'angolo venendo da un sobborgo, da un vicolo, e ti trovi di fronte al mare. È una città straordinaria. E questo la rende in qualche modo unica, infatti noi la vogliamo raccontare, anche il cinema l'ha raccontata tante volte, dicevi tu, nel film di Ferzan Özpetek, dove convivono l'alto e il basso, il ricco e il povero, il femminiello e lo sciupa femmine, ma insomma il cinema a Napoli l'ha raccontata veramente tante volte. Allora scopriamo i tanti volti di Napoli al cinema e tra poco scopriamo anche dei regali che ci ha portato Lina Sastri. Ecco qua.
Se mi lasci faccio una pazzia, lo sai, vero? Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti verrebbe da definire così il nuovo film di Ferzan Özpetek, Napoli velata, che davvero fotografa tutto il fascino ma anche al tempo stesso la decadenza di una delle città più celebri del mondo. Dietro l'amore tra Giovanna Mezzogiorno e Alessandro Borchi c'è tutto il fascino della città, come ha detto qualcuno, dove splende sempre il sole. Un mix fatto di alto e di basso, di splendore e di decadenza, ancora più affascinante perché è vero. È una città che conosco da quando sono piccola, che ho visto cambiare enormemente, che ha questa particolarità, perlomeno io non conosco tutte le città del mondo, però sicuramente so che Napoli è una città che ha una grande, diciamo, una grande parte di molto cattolica, molto credente, molto e anche un'altra parte molto invece appunto molto pagana, molto scaramantica. È una città che, come dici tu, mischia, a differenza di tante altre città, per esempio Milano, ecco, è una città in cui ho vissuto, posso dirlo, è una città molto a settori. Invece Napoli si mischia molto, l'alto e il basso, c'è un'energia immensa. Napoli, non solo amare. La bellezza di Napoli è stata raccontata infinite volte dal cinema, un titolo per tutti, L'oro di Napoli, con la regia di De Sica e la coppia indimenticabile Totò Sofia Loren nei panni dell'intramontabile pizzaiola. E naturalmente tutto Edoardo, Natale in casa Cupiello, in un fil rouge ideale che passa attraverso Filomena Marturano per arrivare a questi fantasmi. Quanta strada ci fa, passagli sta fortuna. Impossibile raccontare quella che potremmo definire Napoli pop, tutto il cinema di Troisi, ancora, Salemme, Nino D'Angelo, Mario Merola. La sceneggiata che si fa vita e che rivive in titoli di grande successo come il recente Amore e Malavita, le cui musiche, proprio poche sere fa, hanno infiammato la platea della Sala Trevi a Roma in occasione della consegna degli RDC Awards, i premi attribuiti ogni anno dalla rivista del cinematografo, che questa volta hanno avuto un premiato speciale, Serena Rossi. Napoli è anche un posto al sole, serie di grandissimo successo e più di recente Gomorra, con tanto di polemiche sull'esaltazione della criminalità. Adriana, che è successo? Ce lo vuoi raccontare? Che hai fatto? E adesso è la volta di Ferzan Özpetek, che ci racconta la bellezza, il fascino e la decadenza di una delle città più famose del mondo, con l'ausilio di un occhio davvero speciale. Chi te l'ha dato questo? Era di mio padre. È un occhio portafortuna. Serve più a te che a me. Questo occhio mi ha regalato 21 anni fa Alessandro Gassman, dicendo che guarda, ti porterà fortuna, portatelo con te, così. In questo film è stato così, speriamo che sia veramente vero. Allora, era il bagno turco, lì gli ha portato fortuna, insomma, che, penso che gliela porterà anche questa volta. Allora, Lina, tante immagini quante di Napoli cose, nel cinema, qual è quella che ci ha preso di più? Perché tu da Napoletana Doc ce lo puoi dire, quali film l'hanno raccontata meglio? Ma veramente te? Non saprei dirti, perché... intanto non è che li conosco tutti e ultimamente mi sembra che Napoli sia molto presente, insomma, è piena di set cinematografici. Quando noi giravamo c'erano altri 5 in contemporanea. Tantissimo. Forse anche troppo, certe volte mi sembra di capire. Spero che in futuro la racconterà un mio film, quello che voglio fare, che è tratto da una storia dedicata a mia madre, che si chiama La casa di Ninetta, che io scrissi anni fa quando lei morì di Alzheimer. E questa storia di donne con intorno una città da cui ho tratto una sceneggiatura. E spero che mi aggiungerò a questo lungo elenco di film napoletani. Sarei molto curioso di vederla questa storia. Guarda, sarebbe proprio un regalo di Natale che mi piacerebbe ricevere. A proposito, tu ci hai portato dei regali qui in studio. Sì. E io li voglio anche condividere con il pubblico che ci segue da casa. Uno è questo, il Teatro di Lina, che è un bellissimo cofanetto che racconta... Sì, raccoglie i primi, perché poi ce ne saranno altri di volume. Il primo volume è i primi 4 DVD dei miei spettacoli in musica. Anzi, grazie prima, perché avete messo il mio Napoli come canto sotto quel servizio. È un'emozione. Vi ringrazio, perché
Poi trovo che Napoli, come ci siamo detti prima di cominciare, abbia sia la poesia più essenziale, minimalista e folgorante che lo splendido Pino Daniele abbia scritto, al di là della musica, proprio su Napoli, perché racconta veramente in poche immagini le contraddizioni di una città immensa. Senti, restando su Napoli, sono sicuro che questo è un argomento che interessa sì. molto anche chi ci segue in questo momento. Napoli è tante cose, perché Napoli è la religiosità, ne dico una per tutte, no? Il miracolo di San Gennaro è una cosa, anche, sì, perché anche superstizione, no? Poi anche la superstizione, ma sai la superstizione, tu ce l'hai questo, c'è no? Il culto, io moltissimo perché sono teatrante, quindi ho i miei riti, per carità non me li toccate. Senti, questo bel rosso che oggi ci dedichi, che è molto natalizio, c'entra sì. con questo o non io c'entra? Sempre, quando posso, sempre di rosso, ma non mi tocca, ho i miei riti straordinariamente proprio precisi, guai a presentarsi in viola, ho le magliette da dare a chi è vestito di viola, cioè ho delle mie superstizioni, però Napoli al di là della superstizione è proprio una città che venendo già dall'antica Grecia e avendo una grande storia vive la morte e la vita insieme, vive il senso del cielo, degli dei e di Dio insieme alla presenza oscura di quello che è contro Dio, vive la vita e la morte in eterna contraddizione. Proprio su Napoli e tante cose. Allora Lina, vogliamo fare anche un po' un gioco, no? Potremmo chiamarlo pensieri all'improvviso, questo gioco poi magari lo riprendiamo, però è bravissimo, sei in questa serata. Signor, lui è bravissimo, dovete sapere che lui è bravissimo. Troppo buona, ha detto da te vale tripla. Allora in questa serata che noi vogliamo dedicare anche agli amici che ci seguono, vogliamo riscoprire dei grandi classici del cinema, insomma... come si fa? Proprio tra i fondamentali ce n'è uno, il Mago di Oz. Riscopriamolo. Fa sempre una certa emozione. Bello, bello, meraviglioso, meraviglioso che ci sia il sogno nel cinema, che ci sia la possibilità di andare oltre la realtà. E credo che l'arte in generale, il cinema, che può di più, il teatro, la musica, devono fare questo. E poi allora continuiamo con questi pensieri all'improvviso di Lina Sastri, perché veramente ci ispirano molto, e scopriamo un altro personaggio che proprio, diciamo, non solo ci rimanda a Natale come un po' tutti i film della Disney, ma che pensate compie pure un compleanno importante, perché compie 80 anni Biancaneve, insomma viene celebrata non è solo invecchiata pure lei. È invecchiata pure lei e secondo me qualche danno l'ha pure fatto, perché ce la racconta il cinema, ce la racconta anche una mostra e ci dice tutto la nostra Alessandra Giuliani. Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella del reame? Buon compleanno Biancaneve, la fanciulla dalla pelle bianca come la neve, le guance rosse come il sangue, i capelli neri come l'ebano, spegne 80 candeline, il suo mito è intramontabile. La regina Grimilde, ossessionata dallo specchio parlante, dovrà pur farsene una ragione. Ovunque si celebrano le gesta della fanciulla più bella del reame, che per fuggire dalle grinfie della sua invidiosa matrigna si smarrì nella foresta e fu salvata grazie alle cure scrupolose di 7 nanetti minatori. Nato dalla penna dei fratelli Grimm nel 1857, questo personaggio è diventato celebre grazie al primo film di animazione firmato Walt Disney, uscito nelle sale il 21 dicembre 1937. Così Snow White, per dirla all'americana, si sarebbe trasformata nella prima di una lunga serie di principesse venerate da un'infinita serie di fans, pronte a tutto pur di accaparrarsi un libro, un pupazzo, una bambolina della loro fanciulla Beniamina. Infatti, come tutte le principesse che si rispettino, anche Biancaneve ha un look, o meglio uno stile che fa tendenza. Fiocco rosso tra i capelli, maniche a sbuffo, corpetto strizzato in vita, gonna a ruota, mantello con il colletto alto che le incornicia il viso.
Inevitabile dunque che le più importanti case di moda abbiano colto l'occasione dell'ottantesimo anniversario per renderle omaggio realizzando una serie di abiti preziosi ispirati al Biancaneve style. Provate a fischiettare, vedrete che il lavoro più leggero vi sarà. Ma Biancaneve è anche la prima principessa ambientalista, animalista e filantropo della storia. Dolce e sorridente, la bella fanciulla in perfetta armonia con la natura che la circonda, parla con gli animali e si prende cura dei meno fortunati. Stai molto attenta, perché se ti accadesse qualcosa io... Addio! Buona sì, ma soprattutto romantica. Il suo stile, la sua grazia e la sua bellezza faranno capitolare il principe, che con un bacio saprà resuscitarla dal lungo sonno provocato dalla regina cattiva, garantendo così a grandi e piccini un happy end davvero indimenticabile. Allora, buon compleanno Biancaneve, che è arrivato a 80 anni. Sì, sta quasi più simpatica la strega. Ecco, allora, dice tu sta quasi... Sta Biancaneve. Che sei un po' strega, ma in questo film di Ferzan. No, tu non lo so. No, ma perché mi dici no, questo? No, però, perché? Su Biancaneve, diciamo questo, abbiamo visto questo bacio, no? Lo ricorderanno, l'amico gli ha messo il principe azzurro. È un personaggio pazzesco, ci lega molto con Natale, eccetera, Disney, però un po' qualche guaio forse nelle ragazze l'ha fatto, perché poi se questo principe azzurro non arriva, capita che arriva, capita che non arriva. No, ma il principe azzurro può arrivare o può non arrivare, ma uno lo deve sempre sognare, ecco. Perché all'amore non si deve rinunciare, mai. Quindi tu perché dici... la vita senza amore non ha nessun significato. Quindi anche se il principe azzurro non arriva o arriva, arriverà, non è così azzurro. Arriverà, non arriva, non si sa. E allora può viva... anche vivere soltanto nel tuo cuore. E allora viva Biancaneve, perché è un cuore puro. Ma insomma, no? Sa Biancaneve che si addorme, insomma, non lo so. Tu l'avresti un po' corretta, però io vorrei dire, perdonami, sì. Oltre la scaletta, sì. Non so le cose, che veramente, no, è logico che parliamo dei cartoni animati che adoro, li voglio anche andare a rivedere, insomma ricordiamoci pure che Natale è un'altra cosa. Assolutamente, e noi ce lo ricordiamo molto bene, perché Natale ha un significato assolutamente cristiano e... direi che tra il pubblico che ci segue sicuramente tantissimi dei classici del Natale sono proprio quelli, sono i cosiddetti film a tematica religiosa, no? E tu hai lavorato molto in questo, no? Sì, io sono stata Madonna un sacco di volte, sono stata la Madonna nella Buona Novella di De André in teatro, sono stata la Madonna nel San Pietro con Omar Sharif, la Madonna dopo la morte di Gesù, sono stata la Madonna nella Cantata dei Pastori, sono stata la Madonna continuamente, però ho fatto, come sempre, napoletano, sacro e profano, sono stata anche Maria Maddalena. Esatto, non ti sei fatta mancare niente. No. Ma senti, ma questo è un caso, perché allora l'hai raccontato tante volte, però lo vogliamo ricordare, tu hai iniziato molto piccola a recitare già dalle suore, no? Sì, questo diciamo è stato proprio dove tutto ha avuto inizio, però... Poi sono fuggita di casa per fare teatro. Ecco, esatto, sicuramente c'è stata un'educazione, una crescita, una formazione, ma come mai per esempio hai lavorato spesso in televisione, ti abbiamo visto spesso in questo tipo di ruoli? Anche spirituali, la madre di Padre Pio, di Padre Pio l'ho fatta in un altro caso. Ma ne hai fatti tantissimi, li abbiamo visti nella scatola. Sì, non lo so perché, non ne ho idea, io sono credente, ma in maniera, ecco lo dico, in maniera sincera, credo assolutamente in Dio e cerco di essere vicina a quello che può essere il percorso di un essere umano su questa terra, tenendo presente di quanto può essere difficile, no? La lezione del cielo, quello che il cielo vede da te. Però non so perché mi hanno chiamato in vari momenti a fare. Comunque sono stati tutti cose. Di grandissimo successo. E poi le nostre radici sono queste, tant'è vero che ogni volta che li trasmettiamo, li trasmette spesso anche TV 2000, sono film che hanno sempre dei grandissimi record d'ascolto. Sì, ma io volevo dire che sul Natale, al di là voglio dire il messaggio cristiano, certo. Che insomma è quel che è. Che veramente nasce, celebra la natività di un essere diverso, che poi chiamiamo Gesù, che poi no, dipende da chi crede, chi non crede, io credo, ma che parlerà d'amore su questa terra. Gesù è venuto per salvarci, no? Questa è una cosa se che forse non dobbiamo... dovrebbe tornare un momento. Io penso che torno ogni anno col Natale, quando lo celebriamo. Credo che ci sia molto bisogno adesso. Senti, adesso, perché veramente in questa puntata c'è tanta verità, io la voglio raccontare alle amiche e gli amici che ci stanno seguendo, abbiamo un po' scombinato la nostra scaletta, ma io sono contento di averlo fatto, perché vuol dire che la nostra chiacchierata è vera e sincera. Siamo entrati dentro i tuoi pensieri, tra l'altro, ecco, questo è
L'altro regalo che tu ci hai voluto portare è un volume che si intitola Pensieri all'improvviso. Sì. Anche questa credo che sia una bella strana, perché è come un piacere sentirti parlare e condividere, e credo che questo contiene molto di te. Tra l'altro, sì, cantata del prima e del dopo, perché Lina? Perché c'è stato qualcosa in mezzo che non so neanche cosa. Forse il passaggio del tempo, forse la giovinezza e il dopo la giovinezza, forse un grande amore che è finito e che prima avevi gli occhi chiusi e poi li tieni aperti. Cosa? Ognuno di noi ha nella vita un qualcosa che arriva, tante cose, ma un qualcosa che arriva poi a dividere un prima e un dopo. E allora io adesso, perché appunto abbiamo voluto ricordare che cosa è il Natale e che cosa significa la nascita di Gesù, no? Sì. Allora io adesso voglio proprio ascoltarti in un altro momento. Credo che sia stata una tappa fondamentale della tua carriera, perché tu sei stata la voce narrante della Via Crucis, la prima Via Crucis di Papa Francesco. Sì, sì. Chiaramente parliamo della Pasqua, però certo, contengono queste parole che stiamo per sentire un messaggio di speranza, credo, importante per tutti, anche per le tante persone, ce ne sono tante che ci seguono in questo momento, che sono a casa, che magari sono sole o sono ammalate, e poi naturalmente anche per chi lo sta trascorrendo in famiglia, sono delle parole che ci danno un orizzonte di senso. Allora riscopriamolo un momento di questa Via Crucis. Accettare le difficoltà, gli avvenimenti dolorosi, la morte esige una speranza salda, una fede viva. La pietra posta all'ingresso della tomba sarà ribaltata e una nuova vita sorgerà. Infatti, per mezzo del battesimo, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Abbiamo ricevuto la libertà di figli di Dio per non ritornare alla schiavitù. La vita ci è stata data in abbondanza per non accontentarci più di una vita priva di bellezza e di significato. Allora, intanto penso che sia stato un grande onore, una grande mamma emozione. Mamma mia, fu un momento emozionantissimo, era stato appena nominato il Santo Padre Francesco, era in Mondovisione, faceva un freddo terribile, e lui fu molto carino, perché poi, mentre leggevamo, alla fine ci mandò qualcuno per dire che ci voleva incontrare, e quindi siamo saliti al colle dove lui c'era, e lui ha detto: che voce meravigliosa. è stato gentile e generoso, fu un momento emozionante. Io ti dicevo prima, non mi ero mai sentita, perché naturalmente, e quindi mi sono sentita adesso per la prima volta. Sono parole di speranza queste, no? E dicevamo, sì, penso che significhino molto per tutti noi, ma se vogliamo anche rivolgere un pensiero alle amiche e agli amici che ci seguono, insomma, Natale appunto, come dicevamo, è tante cose, no? Sì. Però magari per chi è solo, per chi vive un momento di difficoltà. No, voglio dire proprio che siccome la famiglia, che è il fondamento della società, adesso ultimamente quasi non c'è più, viviamo molto la solitudine, tutti noi. Chi ha una famiglia spesso è divisa, i giovani non hanno più dei riferimenti nelle madri, nei padri. Il Natale, al di là dei regali, l'albero di Natale, il presepe, la festa, Walt Disney, l'allegria, che è bello averla, la musica che ci conforta il cuore, sia un momento nel quale, ecco, chi è solo va accompagnato, basta anche forse un pensiero, basta anche una telefonata, basta una piccola parola, una carezza, perché è importante, insomma, regalare un momento d'amore agli altri. Penso che questo è una cosa che si può fare con dei gesti, come hai detto tu, e anzi ti ringraziamo per la grande umanità con cui ce l'hai raccontato. Si può fare anche con uno spettacolo teatrale. Tu hai detto più di una volta che la tua famiglia in qualche modo è il teatro, no? In sì, parte, in qualche modo sì. E si può fare anche con il cinema. E allora, in questo viaggio che abbiamo fatto, in questa puntata piena di sorprese, devo dire, è stata, ce la ricorderemo a lungo, molto interessante. Allora c'è un altro grande classico del Natale, uno di quei film che se non li programmano arrivano le mail di protesta, perché La vita è meravigliosa. Adoro.
qui si infiamma lo studio, perché sì, davvero... Sì, meraviglia, meraviglia! La vita è meravigliosa, sempre sì. Questa, sembrano quelle frasette fatte, però è così, malgrado tutto quello che ci circonda, malgrado le difficoltà, sì, davvero lo è. Te ne accorgi ogni giorno, mm-hmm. A volte arrivi alla sera... io sono più fortunata di moltissimi altri, ma comunque stanco o ferito o addolorato o con la voglia di rassegnarti, di arrenderti, e basta superare, perché la mattina dopo, se ti sarà concesso di svegliarti, scoprirai che tutto questo è possibile superarlo, che è passato, che è meno forte, che è meno doloroso, arrivare al dopo, uh-huh. E credere che c'è qualcosa che ti può aiutare in questo. Assolutamente sì. Allora, oggi diciamo che cosa si dice, no? Torniamo invece un po' più sul profano, no? Desideri, sì, per Babbo Natale. Allora, qui oggi c'è già molto, perché c'è un ritorno al cinema con questo ruolo e va bene. Il teatro, abbiamo detto, un libro di pensieri, appunto, abbiamo dato anche dei consigli a chi ci segue in questo momento. Cosa manca, Lina? Che cosa chiediamo? Che cosa chiediamo? Se fossimo così il genio della lampada, che cosa? Sì. Proprio la cosa più importante, l'amore. Mm-hmm, certo, e quello è fondamentale, l'abbiamo detto in questa puntata. Avere la forza di aprire, di chiudere quegli occhi che si sono aperti, per riuscire ancora a trovare la forza di abbandonarsi al sogno. Che è fondamentale. Senza paura. Ed è proprio, diciamo, l'humus, è quello che fa vivere l'amore. Noi te lo auguriamo e ce lo auguriamo, perché è una cosa fondamentale. Senti, come ci salutiamo, Lina? Ci vogliamo salutare con Napoli? Chi lo sa, perché l'abbiamo detto prima, no? Queste parole di questa canzone, ah, che tu hai, sì, interpretato, no? Che sono, forse può essere anche un modo di fare un augurio a chi ci segue da casa, no? Sì, se ti va. Perché era un poeta, Pino Daniele, mm-hmm, di cui abbiamo parlato prima, grande musicista, grande cantastorie, ma poeta, che poi da giovanissimo scrisse questo Napoli è, e a volte sentendo la canzone non ci si ferma a quello che dice, e dice: Napoli è mille colure, Napoli è mille paure, Napoli è a voce le creature che sali piano piano, e tu sai che non sei sola. Grazie, grazie a Lina Sastri, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontata, in bocca al lupo per tutti i tuoi progetti, sei fortissima. Grazie. E allora tanti, tanti auguri a tutti voi da parte nostra, della redazione, della produzione di TV 2000, di un santo e sereno Natale, di feste veramente in serenità, che continueremo a trascorrere insieme, perché ci ritroviamo la prossima settimana, venerdì, domenica e mercoledì dopo il film, con una grande protagonista del cinema, della televisione, della commedia, insomma anche lei è un'amica di Effetto Notte, non ve la svelo perché la scopriamo la prossima settimana, mi raccomando. Vi aspetto.